Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Monete di Valore. Bene ragazzi, in questo video parliamo del biglietto di Stato da una lira Italia laureata. Vediamo com'è fatto e poi parliamo anche di quanto vale. Generalmente quando si ha tra le mani qualcosa di cartaceo si tende a utilizzare il termine banconota. Questo viene utilizzato soprattutto dalle persone che non sanno la differenza tra banconota e biglietto di Stato. Per fartela breve, la banconota viene stampata da una banca, mentre il biglietto di Stato viene stampato direttamente dallo Stato. Quindi in questo caso questo biglietto è stato stampato direttamente dallo Stato italiano nel 1944, con precisione nel mese di novembre. Questo biglietto di Stato ha avuto corso legale fino al 31 dicembre 1956, quindi è stato utilizzato dal 44 fino al 56. Vediamo adesso un attimino come è fatto, fronte e retro, e poi parliamo anche del suo valore. Ma prima di iniziare, ricorda di cliccare un bel mi piace e di iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi video. Innanzitutto volevo farti vedere quanto è grande questo biglietto di Stato. Ho preso per paragonare una moneta da 2 euro, cioè assurdo ragazzi, si utilizzavano davvero questi al posto della 5 euro per esempio oggi, e vedete un po' come è piccolino. È difficile trovarli perfetti, in condizioni perfette, in condizioni fior di stampa, molto più semplice trovarli che hanno circolato. Per quello che riguarda come è fatto questo biglietto di Stato, mi viene da dire anche a me, banconota, fuori di presentare banconote, ma un biglietto di Stato, possiamo dire che è molto molto semplice. Per quello che riguarda la parte destra, troviamo la scritta biglietto di Stato a corso legale 1 lira e poi troviamo dei numeri. Questi numeri non sono altro che il numero di serie del nostro biglietto di Stato, che poi è quello che ci farà capire quanto vale realmente questo biglietto di Stato. Il numero da tenere in considerazione è quello a 3 cifre, 291, viene riportato 2 volte. Sul lato sinistro invece troviamo quella che è praticamente la testa dell'Italia rivolta verso sinistra. Ricorda un pochino i vecchi francobolli che si utilizzavano in quel periodo e anche negli anni successivi. Ti faccio vedere com'è anche il retro di questo biglietto di Stato, molto molto semplice. C'è la famosa scritta: la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi, poi troviamo la L in corsivo maiuscolo e il numero 1 che rappresenta proprio la banconota da una lira. Parliamo ora del valore. Allora, il valore logicamente dipende dallo stato di conservazione del nostro biglietto di Stato, ma anche dal numero di serie che, come ti dicevo, dobbiamo è composto da 2 parti, da questa prima parte composta da 3 numeri e poi da quest'altra parte composta da ulteriori 6 cifre. Questa parte non ci interessa per quello che riguarda il valore, dobbiamo utilizzare solo le prime 3 cifre. Io ho preparato il mio solito bigliettino per farti capire quanto potrebbero valere questi biglietti di Stato. Allora, quindi ricordiamo, teniamo in considerazione questi 3 numeri che sono sempre uguali a questi 3, quindi o li vediamo da qui o li vediamo da qui, è sempre lo stesso. Nel mio caso è 291. Allora, tutti i numeri seriali che iniziano per 001 sono quelli della prima serie, quindi sono quelli che hanno un valore superiore alle altre, perché per quello che riguarda il collezionismo sono ritenuti rari, perché comprendono un'unica serie e per tante persone il numero 1 è un numero importante, quindi gli viene attribuito un valore aggiuntivo rispetto agli altri. Quindi tutti i numeri di serie che iniziano per 001 vengono quotati in fior di stampa, quindi in condizioni perfette, 75 euro. Logicamente, se la banconota non è perfetta, la quotazione non è più questa, ma cala drasticamente. Tutti i numeri di serie che sono compresi tra 002 e 529, quindi nel mio caso 291 è compreso in questo range, in questa fascia di seriali, arrivano ad avere una quotazione massima di 7 euro, quindi in condizioni perfette 7 euro. La mia non è perfetta, la mia è molto molto circolata. Se gli dovessimo dare un valore, possiamo dargli 50 centesimi, al massimo 1 euro. Poi ci sono tutte le banconote, i biglietti di Stato che hanno il numero di serie compreso tra 530 e 600, che hanno una quotazione leggermente più alta rispetto ai precedenti, parliamo di un massimo di 13 euro. Quindi al di là dei biglietti di Stato che hanno il seriale 001,
Le altre, diciamo che se molto circolate, potrebbero avere quotazioni che vanno al massimo intorno ai 3 euro. Quindi se calcola che se a queste cifre si riescono ad acquistare le banconote perfette, la tua banconota che è circolata ha un range di una quotazione che va dai 50 centesimi ai 3 euro se è circolata. Quindi puoi mettere video in pausa, puoi andare a controllare il tuo biglietto di stato e cercare di capire quanto potrebbe valere realmente. Io spero che questo video ti sia piaciuto, che possa esserti utile. Se ti fa piacere puoi scrivermi un ciao, un grazie, oppure puoi chiedermi anche il valore della tua banconota o della tua moneta, se è diversa da questa qui che ho presentato in questo video, e io appena possibile registrerò un ulteriore video proprio sulla tua moneta o sulla tua banconota, in modo tale da cercare di avere un quadro completo di tutte le monete e le banconote che potresti avere a casa. Non mi resta che salutarti. Ricordati di cliccare un bel mi piace se non l'hai già fatto e se non sei ancora iscritto al mio canale, iscriviti per non perdere i prossimi video. Quindi, in sintesi, un biglietto di stato molto carino, molto piccolino, non è facile da trovare nel cassetto in ottime condizioni, però se ci piace questo tipo di biglietti, banconote, quello che sia, si riescono a comprare a prezzi molto molto abbordabili anche in fior di stampa. Un saluto a tutti, ciao!